E adesso si rimuove. Bacio lesbo, bacio lesbo. Stiamo vloggando. Che significato ha questo tatuaggio, ombre? La bellezza del mio corpo. Salutate ragazzi. Salve, quanto vuole? Se questo video arriva a 200.000 like, do l'indirizzo giusto di Alberico. Non ho visto niente. Ma perché sei miope? Ciao ragazzi, benvenuti nel nostro vlog. Allora, oggi andiamo a girare 10 tipi da tatuaggi in un negozio di tatuaggi. Se riusciamo ci facciamo fare anche un tatuaggio gratis magari. Esatto. Io voglio tatuarmi la faccia di Daniel. Io ho il culo di Jacopo. Culo. In faccia, il culo di Jacopo in faccia. Io studio mamma satanologia. Sono già laureato, sto facendo una specialistica. Adesso guardate cosa faccio a Roberta. Ma che cretino, anche se non ce l'ha con la batteria. Allora ragazzi, io e Jacopo dobbiamo sfatare un mito. Basta i soliti stereotipi. Nei negozi di tattoo non ci sono le cose birichine e zozze. Non te riprendere. Finalmente si fa sul serio, come diciamo noi. E adesso si mangia, appunto. Cos'hai ordinato? Un doppio hamburger con pancetta grigliata, uovo fritto, salsa barbecue e altre cose interessanti. Però non ho messo la cipolla. Ah beh, ma allora sei un salutista, giustamente. E la tua stessa roba, con la cipolla. Ah, è partito, ecco, stiamo vloggando, ecco, stiamo girando delle scene, ecco, con mio figlio. Un po' un coglione, come potete vedere, ecco, anche in queste pose qua. Amici, è tornata tra noi un ospite incredibile, una figa paurosa, Nonna Pantellas. Ombre, allora. Ciao, bye. Ombre, adesso sei ufficialmente una vlogger. Mamma. Ma stiamo andando a fare, a girare un video insieme, finalmente. Eh sì, meno male. Che si fa qualcosa, se no. Se no ci si annoia. Non si può non far niente, dai, non passo neanche a tempo. È bello andare a girare, dai. Gira le ruote. ci vuole l'energia. Ombre vuole lanciarsi sul mercato televisivo, giusto? Sì. Vuole fare la soubrette. Sì, come no? La velina vuoi fare? La velina? Sì. Guarda che se faccio la velina io sono guardata. Guardata con quattro T. Più di quelle giovani. Assolutamente, Ombre, perché tu sei una figa assurda. E diciamo che comunque Ombre ha 80 anni però ne dimostra 25. Ma cioè, come 15? Sì, oggi invece ho una camicia alla Ace Ventura. E infatti conosceremo animali mai visti, tra cui la Susie. E per adesso siamo qua e stiamo per abbordare una tipica prostituta di strada. Molto, una bella stangona comunque. Salve, quanto vuole? Niente ragazzi, la giraffa voleva troppo. Allora adesso proviamo con qualche amica che magari sono più economiche. Scusi, quanto vuole? Scusi. Questa mi sa che mi vuole montare la macchina questa. Partiamo dallo stacco di coscia e vediamo. Oh mio Dio, Ombre, ma che tatuaggi ti sei fatta, Ombre? Belli, bellissimi, come mi piacciono tanto. Ti piacciono tanto? Tanto, le mie braccia sono bellissime. Quelli che vogliono tatuarsi, cosa dici? Fa bene, dai. Fa bene, Lago? No, sì. Ti è piaciuto? A me non mi ha fatto male, niente per niente proprio. Sono quei pettiguli che fanno me. Che si lamentano, facciamo vedere. Che si lamentano. Che significato ha questo tatuaggio, Ombre? Che significato ha? È tutta la bellezza della mia. Ormai io sono anziana. È la bellezza del mio corpo. Lo vuoi fare un concerto? Ma sì, con Fedez e J-Ax? Sì, che lo voglio fare. Quindi super canzone insieme? Sì. Ombre farà il rapper della casa di riposo, ok? Quindi tutti i concerti per gli over 70. Senti il Gigliark. Vorrei, ma non posso. Quando le temperature sono bassissime, quando l'asfalto è tutto bagnato, devi usare una sola vettura per andare a prendere Jacopo, il bolide. Beh ragazzi, buongiorno. Eccoci. Buongiorno, stiamo andando a girare un video, anche se sembra che stiamo andando in Puglia. Siamo arrivati, abbiamo un ospite in macchina. Attenzione, Daniel col mitra. Grazie, qua
Mica si scherza. Salutate ragazzi. Ma sta roba dove va? No, è un vlog. Fate vlog adesso? Certo. Da oggi. Benvenuti nel primo vlog dei Pantella. Si chiama Sofia Pantella. Un momento incredibile ragazzi, un momento incredibile. Sì. Perché è arrivato Anthony Di Francesco. Ciao, come stai? Tutto bene? E adesso si limona ragazzi. Ragazzi, lemon duro. Bravi! Bacio lesbo, bacio lesbo. Quella, quella, vabbè, non sia sorpresa. Il replay però che non l'ho visto bene. Non ho visto niente. Ma perché sei miope? Cioè, ha fermato una fan. Roberta. La Roberta. La Roby, ragazzi. Da Busto Arsizio. Stasera andiamo a ballare tutti insieme alla Roby. Ragazzi, cose incredibili. @degigliosome su Instagram. Hashtag Alberico Yes. Se questo video arriva a 200.000 like, do l'indirizzo giusto di Alberico. Giornata milanese oggi. Giornata milanese con due ospiti incredibili. Guardate la maglietta banana in onore di Daniel, ragazzi. Ma no, ragazzi, basta da ridere. Sono eterosessuale. Allora ragazzo, adesso ho una copertura. Diciamo che è un'ottima copertura, si sa. Ma si sa che io e Jacopo siamo best friend forever. Vai, comunque è difficile risultare non omosessuali quando si lavora in coppia. Vero, cioè vero. Perché anche noi ci scambiano molto. Cioè, infatti noi lo siamo davvero, quindi cioè, non è vero. Infatti, ragazzi, vi spoilerò, i The Show verranno sul nostro canale a fare una parte Gaia. Sì, veramente, non quella sapevo neanche questo voi. No, anche io perché grandi, raga. Poi ci stavamo parlando prima in macchina, quindi soldi, una scena ad alto tasso erotico. Sì, molto... ma tipo che ci tocchiamo? Siamo appostati, la vittima là in fondo non si vede, però là in fondo. Intanto passa il corteo funebre, il rosario. È una bella. Perché stanno pregando? Ma sarà morto qualcuno. Ma non c'è il morto, scusami, che veglia. A caldo, com'è andata la prima volta? Un po' emozionante, sinceramente, sono un po' emozionato, però adesso sono carico, adesso sono entrato nel mood del show. Adesso mi provino per amici. Maria, se mi stai guardando, sai dove trovarmi. Terza occasione per Daniel, anche questa volta la ragazza se n'è andata. Ha fatto fuggire. Io proverei con gli uomini adesso, Alessio. Sì, sì, direi assolutamente. Con le donne non c'è speranza. Viva le GIF, viva le GIF, viva le GIF. Abbiamo pensato delle cose epiche per fargli gli scherzi dei show. Quindi quando li comanderemo, gli faremo fare delle cose incredibili. Proprio nudi in autostrada. Anzi, scrivete nei commenti se avete qualche idea da suggerire a loro, esatto, nel loro vlog. Dagli l'idea che poi questi. Ma tanto fidatevi, non avrete mai avuto l'idea che abbiamo avuto noi. Voi preferite Pornhub, YouPorner? Io sono per RedTube. Oh baby, I love.